Il consigliere regionale calabrese Ernesto Francesco Alecci ha presentato il corso salvavita per i bimbi che muoiono da soffocamento per ingerimento di corpi estranei. Orgoglioso che parta da Soverato, un ringraziamento ai miei colleghi consiglieri regionali che hanno approvato all'unanimità quella che era una mia mozione, poi trasformata in disegno di legge, un ringraziamento alla vicepresidente Giusy Princi con la quale abbiamo condiviso questo percorso. Si parte oggi da Soverato, quindi grazie anche al sindaco, al dirigente scolastico Daniele e grazie soprattutto agli operatori che oggi sono qui a insegnare al corpo docente, ma anche a tante mamme, a tanti papà che sono giunti qui per assistere gratuitamente a questo corso, delle semplicissime tecniche salvavita che, come dice il nome stesso, in alcuni casi durante la mensa scolastica, ma anche a casa con un giocattolo o con altri oggetti, può capitare il soffocamento delle vie aeree dei nostri ragazzi. Con un gesto molto semplice si può loro salvare la vita, quindi la Calabria dimostra questa volta di non essere maglia nera, anzi di essere apripista rispetto anche a tante altre regioni. È una giornata importante che qui da Soverato parte quella che è la formazione che dà seguito al disegno di legge voluto dal consigliere Alecci e avallato dal Consiglio tutto, che va ad interessare la disostruzione pediatrica, perché sappiamo che un 27% di minori ogni anno muoiono per soffocamento delle vie aeree, e allora la formazione che va ad interessare, come in questo caso, il personale docente, il personale ATA e anche i genitori, diventa fondamentale, perché basterebbero delle tecniche semplici per salvare un minore a rischio di soffocamento.